Oh, i Bretelle! Contigui di Indiscreto, ben trovati! Vi ringraziamo affettuosamente per aver scelto ancora il nostro programma TV. In questa puntata vi parleremo ancora delle eclettiche, enciclopediche menti della categoria appartenenti agli amministratori della ex ed attuale provincia regionale di Catania, che ora si chiama Città Metropolitana, che è la stessa cosa, che insomma cangiavo fosse solo un nome, e dell'assessorato regionale all'energia e dei servizi della pubblica utilità a Palermo. Insomma, tutto lui in modalità discordanza. Il presente racconto ha quale scopo quello di porre all'attenzione di questo eccellentissimo pubblico contiguo dell'Indiscreto Show di fatti specifici affinché vengano effettuati gli opportuni convincimenti tra ognuno di voi al fine di valutare la sussistenza di eventuale profilo di illogicità manifesta dei fatti che ci accingiamo a raccontarvi. Ed ora rechiamoci ad Aci Sant'Antonio, la piccola cittadina in provincia di Catania. E per essere precisi, anzi nauseabondamente precisi, la popolazione di Aci Sant'Antonio ha una popolazione di 17.984 abitanti sino al 1/1/2006, fonte Istat, una superficie di 14,33 km². Una densità di 1.254,68 di abitanti per chilometro quadrato, e il codice Istat è 087005 e un codice postale è A029. Io prefisso che è 095 e un cap è 95025. Sito inquinato, 3 km quadrati circa in via Ercole Patti a Lavinaio, nella frazione di Aci Sant'Antonio in provincia di Catania, in una zona industriale ancora attiva. Un'estensione pari a circa 8 campi di calcio, trasfigurati in un'area di stivaggio abusivo di scarti industriali tombati sotto uno strato di terra per una profondità di 15 metri circa. Sono passati circa 20 anni e i rifiuti speciali sono immobili come una salma, in attesa che qualcuno li disseppellisca. Ammassate e occultate tonnellate di residui di vetro, resina e stirene. Quest'ultimo classificato come altamente tossico per l'ambiente e cancerogeno per l'uomo. Da quel che acquisiamo dalla documentazione dell'ARPA e dall'attuale amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio, si legge che il composto chimico veniva impiegato nella lavorazione della vetroresina modellata in tubi, grandi condotte idriche e cisterne. L'industria denominata Proter S.p.A. in liquidazione apparteneva alla famiglia Costanzo e a tutt'oggi si trova lì, abbandonato, pensate un po', da circa oltre 2 decenni. Lo smisurato fossato, atto ad occultare i rifiuti, fu ricavato all'interno della stessa proprietà della Proter S.p.A. E leggiamo tra le carte che la discarica è così ampia che negli anni ha modificato la geografia morfologica del sito. E per questa problematica abbiamo ascoltato la referente del circolo Rifiuti Zero, Manuela Leone, che in collaborazione con l'associazione Rinascenza di Aci Sant'Antonio hanno realizzato diversi dibattiti pubblici su questo preciso argomento. L'argomento ambiente rifiuti. E che da sempre gridano, non possiamo stare a guardare! E noi crediamo che non siano i soli. Grazie all'Indiscreto che ci permette di mettere un punto di luce su questa storia. È la storia che riguarda questo territorio, l'area della ex Proter. Abbiamo con le associazioni diversi anni fa portato avanti e cercato di mettere un punto di luce in questa vicenda, che vuole un'azienda aver stipato sotto il territorio che abbiamo qui a fianco, delle sostanze e dei rifiuti prodotti dalla stessa azienda che non hanno seguito il corretto circolo e il corretto riferimento per quanto riguarda lo stoccaggio e la destinazione finale. Questi materiali oggi si trovano stoccati all'interno di questa area.
e per quel che sappiamo sono stati messi in sicurezza. Mettere in sicurezza però non significa aver bonificato l'area. La bonifica, quello che richiediamo con le associazioni, con i cittadini che anche ultimamente si sono resi preoccupati per quello che potrebbe essere l'impatto di appunto questa bomba ecologica definita così all'interno del territorio. Siamo qui al Miercole Patti. Considerate le dimensioni, e non si tratta di un comune esplosivo ordigno ecologico, ma dell'atomica dei disastri ambientali, con l'aggravante che tutto ciò è altamente tossico e infiammabile. Stirene, noto anche come feniletilene. Se si attivasse un processo di autocombustione, si verificherebbe un forte rischio per le 8.000 persone residenti nelle vicinanze della discarica, dove negli anni sono cresciuti gli insediamenti abitativi di Monterosso, Pennisi e Santa Maria la Stella, oltre alla stessa anche il Lavinaio. E quanto appena affermato lo leggiamo dai documenti ufficiali e non stiamo procurando nessun allarme. Perché l'allarme in quel preciso luogo esiste ormai già da diversi anni. E per questo abbiamo voluto ascoltare Don Giuseppe Arcidiacono, parroco di Lavinaio. E se lo dice il parroco Don Giuseppe Arcidiacono, dobbiamo crederci, perché egli di funerali ne ha celebrati tantissimi. Ma quello che ci riferisce poi ci inquieta ancora di più, perché asserisce che un medico gli avrebbe riferito che tutte quelle morti a cui fa riferimento Don Giuseppe rimarranno avvolte nel mistero. Ma quello che ne so io, Lavinaio è stato sempre una discarica di rifiuti. Negli anni 50 era discarica comunale, mi pare, proprio sempre nella stessa zona. Poi c'è stato l'incendio di una discarica circa 20 anni fa, nella zona delle Tre Piazzette, via Collegio, per 6 mesi ci sono state proprio emanazioni, secondo me, velenose, di cui sono convinto che stiamo pagando le conseguenze adesso. Io ho detto nell'ultima riunione che rifiuti zero ha fatto il Lavinaio, che mi risulta che tutti i defunti di Lavinaio, cioè tutti, un 80-90%, muoiono per tumore. E avevo chiesto, c'erano dei medici presenti, se era possibile fare una statistica o qualche cosa che mettesse in evidenza questo fenomeno. E un medico mi dice noi mettiamo al momento della morte per collasso cardiocircolatorio, quindi dice, non si potrà mai sapere le varie malattie di cui si muore. Però ripeto, sarebbe interessante sapere perché c'è questa incidenza, secondo me, più alta di altri posti. C'è zona Monterosso, Lavinaio, forse Santa Maria la Stella anche. Quindi sono moltissimi quelli che vanno via per tumore. E rimane un mistero. Già, perché tanta verosimile incidenza di malattie proprio in questo comprensorio? E allora, perché le diverse associazioni gridano che non possono stare a guardare? A guardare cosa? Verrebbe da chiedersi. Vogliamo soffermarci sul micidiale Stirene. Cos'è lo Stirene? Approfondiamo meglio da una tabella tratta da una delle schede internazionali di sicurezza chimica, allegata alla relazione del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Studi di Catania, eseguita allo scopo di cui ciò vi riportiamo. Stirene, o meglio feniletilene, rischi acuti e sintomi, infiammabile. Nella combustione libera fumi o gas tossici o irritanti. Esplosione, oltre 31 gradi possono formarsi miscele esplosive a vapore e aria. Inalazione, vertigine, sonnolenza, mal di testa, nausea e debolezza. Cute, arrossamento. Occhi, arrossamento e dolore. E noi siamo andati di gran corsa anche dal sindaco di Aci Sant'Antonio, Antonio Caruso.
Appena eletto, nel mese di novembre, vengo già investito di una problematica che già era a conoscenza dei cittadini, però non io direttamente conoscevo, su una discarica che era stata, una discarica abusiva che era stata individuata in un terreno in via Ercole Patte, nel nostro territorio, di proprietà della Proter. Arrivano al comune di Sant'Antonio, per l'esattezza il 26 novembre 2013, delle indagini fatte dall'Università di Catania, che su proposta della Proter ci notificano queste indagini sulle eventuali sostanze o quello che potrebbe essere riscontrato in questo terreno. Ovviamente io vado a capire quello che sta succedendo e cerco anche di capire da come è nata questa situazione. Da una ricerca che ho fatto fare ovviamente agli uffici, ho fatto fare una relazione ben dettagliata, apprendo che una problematica purtroppo che nasce già nel lontano 2004. Salvatore è il nome di fantasia che riportarono alcuni quotidiani di quel tempo. Era uno degli operai che pare avesse contribuito a riempire il fossato di rifiuti tossici in quella maledetta terra di via Ercole Patti a Lavinaio, nella frazione di Aci Sant'Antonio. E pare si chiamasse il buco dove veniva tombato ogni sorta di rifiuto prodotto nei capannoni. E non era solo Salvatore ad effettuare il carico e scarico del materiale di risulta, a me lo stesso. La terza, è quella di cui si parla ora, questa discarica di cui non si sa che cosa c'è sotto. Bene, non so se è stato abusivo o meno, se è partito a regolare poi a noi. Questa è una bomba ecologica che abbiamo sotto i piedi, non si sa a che cosa si va incontro. E speriamo che siano solo queste. Perché movimenti strani ce ne sono, emanazioni ogni tanto se ne sentono, però non si capisce né da dove arrivano né che cosa succede di fatto. Non potendo scavare oltre i 10-15 metri di profondità a causa della presenza di pietra lavica, riportiamo da un articolo della Sicilia di quel tempo a firma di Salvo Cutuli, le ruspe sbancavano la terra allargando sempre di più la circonferenza del fossato. Tuttavia, pare che diverse furono le lettere di diffida, purtroppo rimaste senza risposta, spedite dal sindaco del comune di Aci Sant'Antonio, Santo Caruso, alla società proprietaria dell'insediamento industriale. Tra l'altro, sollecitata ad eseguire i lavori di rimozione di rifiuti abbandonati nel sito di via Ercole Patti a proprie spese. E nessuna risposta, neanche dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti di Palermo e dal Servizio Ambiente ed Ecologia della provincia di Catania, ente al quale il primo cittadino Caruso si era rivolto per chiedere fondi per la bonifica. Ma anche Sant'Antonio è un comune in dissesto finanziario e certamente non avrebbe potuto da solo mai sostenere le spese di recupero di un'area così vasta. Incarico una ditta individuale per poter fare questo tipo di intervento, però ripeto, ad oggi non c'è stato nessuna aspetto visivo, nessun intervento sostanziale, almeno della messa in sicurezza. Ovviamente nel frattempo cerchiamo di capire quello che sta succedendo e da una relazione dell'avvocato si capisce che nell'estate scorsa la Proter dichiara fallimento. Quindi oggi noi abbiamo diverse azioni fatte dall'amministrazione con scarso risultato purtroppo, e questo è purtroppo il mio rammarico. È stata interessata la Regione Sicilia e ad oggi non ho ricevuto nessun tipo di comunicazione. È stata interessata l'ex provincia regionale e non ho ricevuto nessuna comunicazione. Come in tutte le cose, purtroppo, e qua scusate lo sfogo, il sindaco rimane solo, senza risorse, senza possibilità, senza poter dare le giuste risposte ai cittadini che si aspettano, perché capite benissimo, avere una potenziale discarica nel territorio e non poter agire avendo le mani legate, perché dal punto di vista, come ho detto prima, un comune in dissesto non ha la possibilità assolutamente di anticipare.
Ho attivato anche tutte le procedure per fare un'ordinanza con l'avvio del procedimento da parte degli uffici per cercare, ripeto, di spronare la ditta interessata. Ma ripeto, oggi siamo qua fermi, siamo immobili e dobbiamo subire ancora queste lungaggini che non ci permettono, ripeto, di capire effettivamente quello che c'è in quella zona. E da quello che mi sono permesso, perlomeno ho cercato di capire dagli atti depositati, ci sono delle sostanze che purtroppo hanno una problematica particolare. C'è una sostanza che è una sostanza che io tecnicamente non riesco a descrivere, ma è una sostanza che veniva utilizzata come collante in questa lavorazione, che a contatto con l'esterno, con l'aria, va in autocombustione e quindi può portare anche a dei rischi di incendio in quella zona. Il sindaco Santo Caruso, nonostante si rivolse all'assessorato regionale all'energia e dei servizi di pubblica utilità del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti a Palermo, ebbe a richiedere un finanziamento dei lavori di rimozione rifiuti, cioè scarti industriali, nel sito di Lavinaio, area Proter SRL. Proprio in considerazione a quel tempo l'approssimarsi della stagione estiva, che avrebbe reso ancora più pericoloso il sito in questione, trovandosi in un'area verde che poteva agevolare l'autocombustione. Il sindaco di Aci Sant'Antonio voleva intervenire, la rifaccio, il sindaco di Aci Sant'Antonio voleva intervenire a tutela della pubblica incolumità in sostituzione dei proprietari. E ancora aspetta il sindaco di Aci Sant'Antonio, l'assessorato che chiede ulteriori chiarimenti. E anche tutti gli abitanti di Aci Sant'Antonio. Eppure, come abbiamo già detto, la discarica di Contrata a Lavinaio è nota da almeno due decenni. L'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, tra 2011 e 2012 ha effettuato tutta una serie di rilievi evidenziando la pericolosità dell'area. Il rapporto ARPA è stato recapitato al comune e da allora tutto tace e tutto rimane sotterrato dalla pachidermica burocrazia isolana. E ora abbiamo il nuovo presidente della regione, presidente Musumeci, a lei la palla! Pensate che anche il Cotacons per la discarica di Lavinaio si costituì parte civile, ossia parte offesa nell'inchiesta. E questo l'abbiamo letto sulla stampa locale. Ma poi, il silenzio assordante. È necessario intervenire, è necessario mettere in sicurezza la zona, è necessario soprattutto rendere sicuri i nostri e dare la sicurezza di una vivibilità del territorio, perché Lavinaio, in questo caso Monte Rosso e Santa Maria Stella, hanno una vocazione turistica particolare, hanno una bellissima possibilità di panorama che può essere goduto, e non può essere che noi dobbiamo mantenere ancora questa discarica così a cielo aperto. Quindi invito tutti gli enti a cui mi sono rivolto a cercare in tutti i modi di trovare una soluzione nel breve tempo possibile, perché, ripeto, io da sindaco e a chi ho indirizzato queste istanze dobbiamo dare le risposte che sono dovute e devono essere certe a chi effettivamente vive il territorio. E già! E come si fa a tenere questa pericolosissima discarica a cielo aperto? E le istituzioni regionali e non? Battano un colpo se ci sono! Presidente della Regione Musumeci, la prego, si interessi di questo, anzi non la prego, glielo imponiamo. Lei che è nuovo, perché se ci ricevamo a crocetta ancora stavamo aspettando, meno male che se n'è andato. Ponga l'attenzione su questa problematica serissima. E se lei non pone l'attenzione su questa problematica serissima, noi ritorniamo sull'argomento e facciamo una puntata tutta a nominare lei, presidente Musumeci, di cui pensiamo certissimi che accenderà i riflettori su questa tristissima e pericolosissima vicenda a tutela della salute pubblica. Buon lavoro! Potete scriverci per i vostri commenti e le vostre segnalazioni all'indirizzo mail indiscretosicilia@gmail.com, ricordando che l'indiscreto alla tutela legale dell'AFLA, Associazione Forense Liberi Avvocati, diretta dall'avvocato professore Mario Savio Grasso. E come sempre, se qualcuno ha qualcosa da dire, noi siamo sempre qua. Stavo da querele, non ne sono affari. No, ce la va a dire. Che sarà? La settimana passata stesso, tutto tempo in procura a definirci. Prima di chiudere, aspetta, non chiudere. L'altro ieri, al tribunale di Catania, siamo stati
a soldi con formula piena, perché non ha fatto una querela. Fate a finire, finitela, tanto noi parleremo lo stesso. Dell'indiscreto riportiamo sempre fatti che ricoprono l'interesse pubblico e rispettano il fondamento del diritto di cronaca, perché racconteremo fatti che sono realmente accaduti e che sono di interesse per la società all'interno di una cornice espressiva che è comunque rispettosa per l'altrui reputazione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di parola e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, cercando, ricevendo e diffondendo informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a nessuna frontiera. E tutto ciò lo afferma l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e che in tema di libertà del pensiero l'articolo 21 della Costituzione italiana è la nostra bandiera.